Al termine di una partita vissuta al Cardiopalma è stata la Val del Lago di Alessio di Trasaghis a vincere la Coppa Carnia 2016 per la prima volta nella sua storia. I ragazzi, guidati da mister Franco Dagaro, si sono imposti per 2-1 contro i favoriti del pronostico, i Mobilieri di Sutrio. Quella della finalissima di Coppa è sicuramente il momento più sentito ed atteso nella stagione estiva del calcio della montagna e della pedemontana friulana. Oltre 1100 spettatori hanno infatti gremito mercoledì sera agli spalti del comunale Fratelli Ermano di Tolmezzo, contribuendo ad esaltare lo spettacolo offerto dalle due formazioni. La Val del Lago, matricola della prima categoria del Carnico, è arrivata in finale superando avversari ben più quotati. In campo sono scesi tra i pali Candido, quindi Cussig, Danelutti, Fabbro, Daniele Rossi Senior, Di Gian Antonio, Daniele Rossi Junior, Mardero, Granzotti, Picco e Marcon. I gialli di Sutrio, allenati da mister Gilberto Buzzi, hanno risposto con Divora tra i pali e poi Simone Straulino, Marsilio, Fior, Maiero, Dassi, D'Andrea, Chiapolino, Vidali, Michele Straulino e Dell'Inze. Arbitro della sfida era il signor Dusso della sezione di Udine, coadiuvato dai collaboratori Donadelli ed Esposito della sezione di Tolmezzo. Dopo il calcio d'inizio partono forti i Mobilieri, che hanno subito due buone opportunità con Dell'Inze, che dalla destra scarica due diagonali sul palo opposto, senza però centrare la porta. La Val del Lago si fa attendista, studia l'avversario e gioca di rimessa. Senza grosse emozioni si arriva alla mezz'ora, ed ecco la prima svolta. Un pallone scagliato verso l'area sutriese non trova l'attenzione necessaria da parte della retroguardia gialloblu. Sbuca Marcon della Val del Lago che con un tocco lento ma preciso insacca ed è 1-0. I Mobilieri accusano il colpo, fanno fatica a riorganizzarsi e a trovare i varchi giusti per inserirsi tra le maglie avversarie. Quando tutti poi pensano di trasferirsi al chiosco per la pausa, arriva il raddoppio della Val del Lago, sempre per un errore difensivo della formazione di Sutrio. Straulino perde il pallone in fase di disimpegno, ne approfitta Picco che lo trasforma in assist perfetto per Marcon. Tocco su Divora in uscita ed è raddoppio. Al rientro dagli spogliatoi i Mobilieri si danno la scossa, entrano Selenati e De Luisa e gli effetti pratici si hanno attorno al quarto d'ora di gioco, quando un gran tiro di Dassi finisce in rete alle spalle di Candido e riapre i giochi. I gialloblu iniziano a crederci, si buttano in avanti. La Val del Lago regge e si affida ancora alle ripartenze. Ci si avvicina così al finale e le emozioni crescono esponenzialmente. I Mobilieri si gettano in avanti, provano in più occasioni con De Luisa, che prima calcia sulla traversa da posizione ottimale e poi spara sul fondo un altro pallone invitante. Al 92esimo l'episodio da finale thrilling. Ancora De Luisa calcia da fuori area, Candido smanaccia e Dell'Inze è il primo a portarsi sulla sfera. Ha alle spalle la porta, ma il difensore bianco-azzurro Zilli lo pressa. Arriva un contatto che il direttore di gara giudica falloso, decretando il calcio di rigore. Ed è lo stesso Dell'Inze che va sul dischetto, ma tira altissimo, spegnendo le speranze dei suoi di raggiungere i calci di rigore. Ed ecco allora che la festa dell'Eister della Carnia, la Val del Lago, può avere inizio. Sicuramente una soddisfazione indescrivibile, questa gente se la merita perché ha fatto tanti anni di purgatorio in seconda e terza e adesso finalmente raccoglie i frutti di tanti anni passati nell'oscurità, e questa è una soddisfazione che ripaga tutti, soprattutto quelle persone che lavorano all'ombra e che non vengono davanti alle telecamere. Una vittoria che è arrivata proprio sul gong, tanta emozione, tanta tensione. Chiaro, queste sono partite che si giocano sul filo di lana. Secondo me siamo stati bravi a sfruttare gli episodi. Il Sutrio mi è piaciuto, forse ha giocato meglio di noi, però noi ci abbiamo messo il cuore, e quando ci metti il cuore alla fine ce la fai, o comunque non hai rimpianti in ogni caso. Venivo da un infortunio di un mese e mi interessava riuscire a dar tutto fin quando ce la facevo. Sono contento per la squadra, perché per il paese, ecco, per il paese, perché il paese dietro ci ha fatto sentire la sua vicinanza, quindi sono contentissimo per quello, ecco. Avete giocato in fondo la gara che dovevate giocare, li avete aspettati nel primo tempo sfruttando due loro errori abbastanza evidenti.
Sì, ecco, loro dal lato tecnico erano più forti di noi, noi abbiamo aspettato, abbiamo colpito quelle poche volte che loro hanno sbagliato e ci è andata bene, poi siamo stati anche fortunati alla fine. Ci vuole anche un po' di fortuna, quello sì, stasera l'abbiamo anche avuta e quindi siamo contenti così, dai. Daniele, questa vittoria naturalmente è linfa importante a livello morale anche per una salvezza ancora tutta da conquistare. Sì, questa Coppa ci ha fatto parare un po' di energia, un po' di concentrazione per il campionato, era ovvio perché l'ha persa anche un po' il Sutrio, no? Però adesso con questa vittoria dobbiamo trovare la forza di prendere quei punti che ci mancano per salvarsi, insomma, ecco, questo è il nostro obiettivo, la salvezza, e dobbiamo raggiungerlo, insomma. A chi dedichi questa vittoria? Alla mia compagna e alla bambina innanzitutto, e al nostro compagno che si è operato oggi, Leo, e a tutto il paese che lo meritava dopo tanti anni, diciamo così, in terza, era giusto dare anche loro una soddisfazione importante, ecco. Io sono di Alesso e vale tanto questa vittoria, insomma. Mauro Mardero, gli anni passano, ma Mauro Mardero si vede, ma in campo un po' meno. Ma cosa devo dire? Sono emozioni che pensavo di non rivivere più dai tempi della Campagnola, dove sono passati quasi 10 anni, l'avevamo vinta meritatamente. Stasera veramente è un'emozione forse ancora più grande, perché questa Coppa è del tutto inaspettata, non solo per me ma per i compagni. Però quando arrivi in fondo c'è sì un po' di fortuna, però ci sono anche dei meriti, il merito del gruppo, del voler vincere contro un avversario che, bisogna dire la verità, tecnicamente è più forte di noi. Il passo notevolmente superiore al nostro, però non abbiamo mollato. Un po' di fortuna, ma anche l'abbiamo avuto, ma quella nel calcio ci vuole, altrimenti non si vince niente. Ma secondo te qual è stata la chiave della vostra vittoria? Cioè la voglia, la fortuna, ok, ma anche da un punto di vista tattico, no? Credo che abbiate fatto la partita che dovevate fare. Ma sicuramente eravamo messi benissimo in campo, il mister l'ha studiata proprio, devo dire, bene. Aveva provato nelle ultime due partite qualche modulo diverso, oggi ha riproposto la squadra, secondo me, nel modo più equilibrato possibile. Li abbiamo contenuti molto bene, ripartiti con le nostre armi, insomma, ripartire in velocità nel primo tempo, fatto doppio vantaggio, dopodiché al secondo tempo ovviamente dovevamo gestire il risultato, la partita dovevano farla loro come l'hanno fatta del resto e tenere duro. Con un po' di fortuna e sofferenza ce l'abbiamo fatta, quindi adesso è festa. Però alla fine l'avete rischiata, eh? Alla fine quel rigore lì proprio... Qualche mio compagno ha detto è l'anno del Leicester e quindi se hanno vinto loro, abbiamo vinto anche noi, dai, ci sta anche quello, dai. Siete l'est della carne, insomma. Possiamo definirci così, un po' quelli, ecco, magari non destinati a vincere, che però sono arrivati lo stesso in fondo. Nella tua lunga carriera, che posto metti questa vittoria di stasera? Ma come ti ho detto prima, forse ancora più bella di quella del Campagnola, perché Campagnola, non dico che eravamo sicuri, perché è sempre brutto dire così, essere sicuri di vincere, però eravamo forti, quella era una squadra superiore a tutti, quell'anno era proprio bella da vedere e forte in ogni suo reparto. Questa è inaspettata e quindi ancora più bella. A chi dedichi questa vittoria, Mauro? Ma senza ombra di dubbio alla mia famiglia, che mi seguono sempre, Rosanna, il piccolo Gabriele e Simone, che sono sempre con me, quindi sono loro, ecco, la mia vita di conseguenza. Il ciclone Rosanna. Il ciclone Rosanna, l'opposto, per quello forse stiamo bene assieme, l'opposto a me e di conseguenza stiamo bene assieme per quello. Franco Dagaro, primo anno nel Carnico e vince la Coppa Carnia. E boh, ma il merito è soprattutto dei giocatori che poi vanno in campo, Il mister è bravo a schierarli, poi però in campo vanno loro. Però stasera è stato bravo il mister, perché ha schierato, ha avuto già modo di parlare con i tuoi giocatori, molti hanno sottolineato la perfetta disposizione tattica. Boh, siamo stati bravi tatticamente, eravamo chiusi e pronti nelle ripartenze, siamo stati bravi a fare 2 gol. Però al secondo tempo abbiamo sofferto e però l'abbiamo portata a casa. Attacco ovviamente ma disordinato, no? Quello dei mobilieri, avessero mantenuto un pochino di più di velocità forse potevate avere qualche problemino in più. Certo, ma loro sono, ripeto, una bella squadra e mi piace, sono giovani, si adattano bene, fanno girare bene il pallone
Era una gara molto difficile, l'abbiamo interpretata secondo me bene a livello proprio mentale di atteggiamento, e lì forse è stata la differenza. Forse Franco a livello mentale eravate voi più sgombri rispetto a loro. È vero, per quello ti dico, mi aspettavo il contrario, invece ho visto che proprio a livello mentale siamo stati bravi, sì. Quello è stato un qualcosa in più. Ma com'è che alla fine delle partite si abbassa la voce? perché mi fanno urlare, poi io sono uno caldo e in queste partite qua divento matto. Sei molto giocatore ancora in questo? Sì, in questo sì, sono molto giocatore, dovrei più stare un po' più tranquillo. Volevo solo dedicare, oltre a tutta la società, a Leo, che è un ragazzo che è stato operato oggi qua a Tolmezzo, e la vittoria la dedico anche a lui. E alla mia famiglia, a mio figlio e a tutta la Val del Lago. Carlo Di Lena, presidente dei Mobilieri, allora tanta delusione. Puoi immaginare, no? Una partita così dove ovviamente l'importanza della posta in palio è altissima, e giocarsela e sprecare tutto quello che abbiamo sprecato, è chiaro che sono occasioni che difficilmente ritornano. Carlo, però ci avete messo tanto del vostro, no? I due errori in occasione dei due gol, gli errori in fase realizzativa alla fine, secondo te può essere un problema mentale di questa squadra? Ma non lo so se è un problema mentale, nel senso che adesso le cose stanno andando decisamente male, credo che la partita l'abbiamo fatta noi comunque, l'abbiamo fatta nel bene e nel male, perché abbiamo giocato, la palla l'abbiamo giocata noi, però purtroppo abbiamo commesso questi errori che non so se sono dovute così a, come dici tu, a un problema mentale, non me lo spiego, nel senso che si ripetono spesso, quindi quello che si può pensare è che tu abbia un po' ragione, insomma, che... Forse avete sentito un po' il peso del pronostico, che comunque per tradizione e anche per valori tecnici era dalla vostra. Sì, è quello che ho detto ai ragazzi prima dell'ingresso in campo. Non possiamo commettere l'errore di partire per partire da favoriti. Ma non credo sia questo, perché sapevano anche loro che partire da favoriti è un handicap, ma credo che non sia stato questo il problema, perché l'intensità della partita è stata altissima, abbiamo giocato a velocità elevata e gli errori si sono commessi indipendentemente dallo stato d'animo, insomma. Possiamo dire che da questa grande delusione di questa sera comunque è un punto di ripartenza per il vostro progetto, che è veramente importante. Come vedi anche oggi c'era una schierata una formazione giovanissima, e forse questo è quello che ci ha un po' penalizzati, no? Tanti errori anche così di inesperienza, tante palle recuperate, tante palle perse, ma soprattutto, ripeto, senz'altro quello che ci aspetta, mi auguro che sia un futuro che per qualche anno ci vedrà protagonisti. Gianni Toffoletto, presidente della FIGC regionale, una finale emozionante al Cardio Palma, un successo di pubblico, insomma tutto è andato per il meglio. Sì, è andato tutto per il meglio, soprattutto anche l'impianto di Tolmezzo ha soddisfatto le esigenze di un pubblico numeroso, quindi si parla di circa 1100 persone, e credo che la partita poi abbia dato lustro a quello che è la tipicità del campionato carnico, con una partita Cardio Palma che si è rimessa in discussione al 90esimo, dove il Sutri ha sbagliato anche un calcio di rigore, quindi giustamente hanno meritato tutti, alla fine ha prevalso, credo in virtù di un primo tempo più convinto, la Val del Lago. Val del Lago naturalmente è squadra che risiede nel comune del presidente Toffoletto. Certo, io risiedo nel comune di Trasaghis, quindi la Val del Lago è espressione di una importante frazione che è Alesso, e quindi credo che abbia raccolto i frutti di un lavoro che è iniziato da molti anni, quindi è un onore credo anche per il comune. Un momento, quello della Coppa Carnia, che spacca la stagione del campionato carnico, il calcio della montagna, un primo bilancio, presidente.
Ma un primo bilancio io credo che sia positivo, soprattutto rimarco un aspetto, spero di non essere smentito, l'aspetto disciplinare, non ci sono state situazioni di particolare criticità e questo fa onore al campionato carnico e a tutto il movimento, insomma. Nel frattempo si pensa già all'inizio dei campionati regionali, proprio ieri c'è stata l'estrazione delle partite per la Coppa Italia di eccellenza e promozione. Che cosa si aspetta dalla nuova stagione? Ma io mi aspetto dalla nuova stagione soprattutto delle riforme a livello nazionale che pongono fine alle categorie, a una asfissia delle categorie inferiori, e credo che questo sia un obiettivo che il nuovo Consiglio, dato che è un anno di elezioni, deve comunque affrontare con serietà, perché non si può nell'arco di circa 5 anni passare da 14.000 società a 10.800, quindi questa è una cosa che deve essere affrontata subito dal nuovo Consiglio, e credo che questo sia un obiettivo principale che dia soddisfazione un po' a tutti i comitati regionali che sono in grossa difficoltà.